C'è una questione che però emerge, che è quella realmente sottolineata prima dagli interventi sull'ingiustizia che i cittadini percepiscono. E penso a quello che è capitato con la Fiat, che ha trasferito la propria sede fiscale amministrativa all'estero per una questione squisitamente fiscale. E questo come viene percepito da un commerciante, da un artigiano o da un piccolo imprenditore? Come una grave ingiustizia che viene subita perché quelli possono permettersi di spostare la loro sede, spostare e localizzare anche le attività produttive, pur mantenendo nominalmente un made in Italy, ma nella realtà dei fatti evadendo palesemente di pagare le tasse in Italia per questioni fiscali, quando invece l'artigiano è costretto a sottostare a un fisco che, come diceva prima il nostro ospite, spesso e volentieri parla in maniera incomprensibile o addirittura si fa veramente vedere in maniera aggressiva nei confronti del cittadino, anche quando il cittadino semplicemente chiede solo di capire che cosa deve fare.